Buongiorno e benvenuti all'edizione di BPress News di mercoledì 6 ottobre. Questa mattina il sito BPress TV è stato inaccessibile per problemi del fornitore di hosting Aruba. Il blackout di Aruba è stato provocato dagli allagamenti in seguito alle forti piogge che si sono abbattute nella zona di Prato. Ci scusiamo per il disagio con gli utenti del nostro portale. Torna alla ribalta il problema dell'inquinamento d'amianto nell'abbatto, in particolar modo nell'agro di Trani. La denuncia dell'associazione Folgore, che ha documentato con scatti fotografici lo stato delle campagne della zona, tra discariche a cielo aperto e lastre di Eternit abbandonate. 6 anni fa l'amministrazione comunale di Trani stava predisponendo un censimento dei siti a rischio, spiega l'associazione, per provvedere alla bonifica e allo smaltimento dell'amianto. Però i lavori non sono mai iniziati. Le zone interessate sono quelle di via Barletta, via Andria, via Corato e via Biceglie. Un altro episodio di vandalismo ad Andria. Questa notte nella centralissima via Giusti è stato incendiato un cassonetto per la raccolta dei rifiuti in plastica. Il fenomeno, che prima coinvolgeva le periferie e i luoghi in stato di abbandono e isolamento, negli ultimi tempi colpisce anche il centro città. A giugno, infatti, erano stati dati alle fiamme gli enormi contenitori per la raccolta del vetro in Viale Venezia Giulia. Comincia giovedì 7 ottobre a Barletta un fitto programma di incontri per gli amanti del ballo argentino con la quarta edizione di Alma Tango Festival. Domani alle 21 appuntamento al cinema Paolillo per la proiezione del film Ad occhi chiusi della regista Simonetta Rossi. Al termine della visione si terrà un incontro all'Ipanema Club con l'autrice della pellicola e i ballerini protagonisti della manifestazione di ballo. Ricompare nella vita dei cittadini barlettani la Tana con una nuova stagione di teatro contemporaneo. Si parte con lo spettacolo di Eugenio Allegri in programma al Castello da mercoledì 6 sino a domenica 10 ottobre. L'attore interpreterà il monologo di Baricco Novecento, conciliando gli andamenti musicali con i ritmi della parola, caratteristica che ha reso il testo noto al grande pubblico. In arrivo nuovi investimenti per la Fortis Trani, alle prese con una grave crisi societaria. Dopo l'addio del presidente Antonio Flora, a parlare per primo è stato il centrocampista della squadra La Fortezza, che ha mostrato la sua delusione per la probabile chiusura anticipata di stagione. Ma a rassicurare i tifosi ci ha pensato il sindaco Pinuccio Tarantini, che ha dichiarato di aver contattato personalmente gli imprenditori interessati alla Fortis, che hanno ribadito il loro impegno a investire nella società sportiva. Intanto la squadra continua il lavoro sul campo per preparare la gara di domenica contro il Nardò. E con questo è tutto, vi ricordiamo che potete inviare le vostre segnalazioni all'indirizzo redazione@bpress.tv. Grazie e arrivederci alla prossima edizione.